finalmente siamo tutte e tre qua insieme, perché qualcuno magari ci conosce, che di solito eravamo io e lei. Poi è successa questa cosa della pandemia, e siccome poi Malu non riusciva a gestirmi da Londra, perché poi in pandemia è andata a vivere pure a Londra, ha pensato di chiedere l'aiuto da casa di qualcuno in Terra Italica, quindi Roberta. Però io sto tra Milano, Roma, Biella, tu stai in Veneto. Io e lei non abbiamo mai avuto il coraggio di dire a Malu che in effetti con le zone in pandemia, ecco questa cosa, noi non ci siamo mai viste se non un mese fa in due anni, ma lo dico qua, non diteglielo. Di cosa parliamo oggi? Di comunicazione come killer skill. Un aneddoto, quando ci è arrivato alla mail da il freelance camp, c'era scritto complimenti, e noi eravamo tra l'altro tutte in vacanza, quindi non ci siamo sentite, abbiamo selezionato il vostro talk, fa un po' strano scriverlo, ha delle slide, quindi farete un talk senza slide, perché? Perché noi parliamo sempre di slide, e quindi noi ce le siamo portate, eccole. Almeno il titolo l'avete, la comunicazione come killer skill. Da me si legge un po' peggio, però è così. Dobbiamo mettere a budget con i talk di prima. E quindi ci troviamo a parlare di questo. Ma vuoi dire qualcosa in più o è finita qua? No, parto io, dai. Ok, vi parliamo di comunicazione nella Better Normal. Non tanto nei tecnicismi di come si scrive un post su LinkedIn o come si fa una slide che funziona, quanto più rispetto all'approccio e all'evoluzione che secondo noi sta avendo la comunicazione in questo momento. E quindi, il primo concetto da cui vogliamo partire è che, posto che abbiamo tutti compreso l'importanza della comunicazione come strumento, ieri l'abbiamo visto, abbiamo tutti un sito, abbiamo un blog, scriviamo sui social, quindi la comunicazione come strumento è qualcosa che abbiamo. La comunicazione come valore, la comunicazione come esperienza immersiva, ecco, più su questo vorremmo portare la vostra attenzione oggi. Quindi la prima cosa che vi diciamo è che comunicazione non è solo quello che abbiamo, avete da dire, ma è l'esperienza che fate fare di voi alle persone che incontrate o che comunque entrano in contatto con voi. Questo cosa significa? Che la comunicazione prima è percezione, poi è cognizione. E questo tipo di comunicazione è una comunicazione che secondo noi si basa su tre principi. Il primo è il principio della consapevolezza ed è abbastanza collegato a quello che ho appena detto, ovvero la consapevolezza, dobbiamo essere consapevoli che tutto è comunicazione, tutto di noi è comunicazione, non solo quello che scriviamo, quello che pubblichiamo, quello che strategicamente pianifichiamo. È un po' il primo assioma della comunicazione, non si può non comunicare. E questo significa che io devo essere consapevole che ci sarà una parte di comunicazione strategica e una parte di comunicazione più spontanea, ma che comunque passa e va a costruire quel famoso percepito nella testa delle persone. Ma questo significa anche che non posso accendere e spegnere la comunicazione. Non posso dire adesso vado a comunicare, adesso non comunico più. No, sto comunicando sempre. Le scelte che facciamo sono comunicazione. Come decidiamo di vivere tra digitale e analogico è comunicazione. Come progettiamo i nostri servizi è comunicazione. E, esempio non a caso, se io ho un account su un social network e non scrivo, sto comunicando. Non è vero che non sto comunicando su quel social. Ogni riferimento è puramente casuale, occupandomi io di LinkedIn. Ci voleva. Quello che possiamo fare, appunto, non è pianificare tutto, ma è renderci responsabili della nostra comunicazione. E questo è il secondo principio, il principio di responsabilità, secondo il quale quello che io ho detto è quello che tu hai capito. Qualcuno afferma il contrario. Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che tu capisci. No. Nella Better Normal e nella comunicazione professionale noi crediamo che la responsabilità della comprensibilità e della chiarezza della comunicazione sia in mano del mittente, che deve quindi preoccuparsi di progettare e di creare una comunicazione, ad esempio, non interpretabile,
ma che deve soprattutto preoccuparsi di raccogliere dei feedback. Quindi non è solo l'analisi iniziale, ma è anche poi la raccolta del feedback. Che cosa ti è arrivato? Che percezione hai di me? Ma responsabilità significa anche, tornando al discorso iniziale, appunto renderci responsabili di una coerenza del messaggio. Non è solo quello che c'è scritto nel mio sito. Io devo essere responsabile di creare un collegamento, una congruenza, una coerenza tra la comunicazione più strategica e quella più spontanea, chiamiamo così. Infine, la responsabilità di non generare rumore, perché siamo in un momento, la comunicazione della Better Normal è tantissima, cioè siamo immersi, ok? È una comunicazione immersiva, ma è anche una comunicazione che a volte risulta invasiva, talvolta anche invadente. La responsabilità è quella di non contribuire a generare rumore, ma provare a creare del valore. E qui arriviamo al terzo principio, il principio del rispetto. Il principio del rispetto si basa sull'ascolto, perché l'unico modo che abbiamo per generare valore è ascoltare. Ascoltare in primis noi stessi, per avere grande chiarezza del messaggio che vogliamo dare all'esterno. E naturalmente ascoltare le persone a cui vogliamo parlare. Ma l'ascolto non come solo come raccolta del feedback, quindi non come azione che viene dopo. L'ascolto è il primo gesto di qualsiasi atto comunicativo, parte dall'ascolto. E su questo, Ele, hai qualcosa da aggiungere? Sì. Beh, pensavo di averlo chiuso qua, invece mi tocca. Principio del rispetto significa ascoltare le persone, lo diceva Roberta. Ma ascoltare le persone ci permette quindi di conoscere il pubblico, di conoscere le persone a cui vado a parlare, oppure a cui rappresento un'idea. Quindi da queste parole che ascolto posso iniziare a capire qual è l'immaginario del mio pubblico, che sogni hanno, che musica ascoltano, cosa si aspettano, quali sono gli esempi che magari gli risuonano. E quindi a questo punto queste parole possono anche diventare delle immagini. Posso iniziare a trasformare, grazie proprio a questo principio del rispetto, in una comunicazione della Better Normal, le parole in immagini. E trasformare le parole in immagini ci permette di arrivare assolutamente prima e più velocemente al pubblico, perché comunque le persone ricordano di più generalmente quello che vedono rispetto a quello che ascoltano. Ma è comunque tutto un processo tutto collegato. E a questo punto però, riguardo delle immagini, che tutte si parla sempre, le immagini, che simpatiche le immagini, a proposito del principio del rispetto della scelta delle immagini, scegliamo delle immagini significative per il nostro pubblico, non delle immagini belle, basta. Cioè fatemi togliere un po' il sassolino dalla scarpa, perché lo diciamo sempre, le immagini belle. No, cioè, anzi tolgo la sabbia dai Birkenstock, stiamo qua. Tutte e tre infatti. Perché? Scegliamo delle immagini significative per il nostro pubblico. Cioè parliamo sempre, ci sono sentite anche negli anni precedenti dei talk dove si parlano sulla comunicazione a 360, il leader di settore, quindi tutte queste parole vuote, però ci sono anche un sacco di immagini vuote che si vedono nella comunicazione. Il businessman col sorriso Durmans? No, magari no. Parlo di fiducia, magari ci sono tante altre cose, altre metafore che posso richiamare al mio pubblico. Posso immaginare, non so, due colori che si fondono, e il terzo colore è la fiducia tra le parti. Se sono ancora in mood vacanziero, posso pensare, non lo so, io sono andata in Salento, tra le varie cose, all'Euca ci sono i mari che si abbracciano, quindi parlo di fiducia in questo modo se ho un pubblico del posto. E uso quelle immagini lì. Siamo d'accordo, né? D'accordissimo. Ovvio, poi le immagini ovviamente evocano, ma ragioniamo sul fatto che quando noi parliamo di immagini, del potere delle immagini in una comunicazione per la Better Normal, non è che ci riferiamo solamente alle fotografie, perché se devo parlare di numeri, magari l'immagine evocativa è un po' fuori contesto. Devo ascoltare il pubblico, quindi devo anche sapere chi ho davanti. Stessa cosa, se devo mandare una mail, noi ammetto l'immagine se non serve. È tutto comunicazione, perché non si può evitare di comunicare. Quindi, certo, si sente sempre dire che un'immagine vale più di mille parole. È vero, è più immediata, ma non in tutti i contesti. Ci sono dei momenti dove, se faccio un post su LinkedIn,
se faccio una mail commerciale, se faccio una presentazione che deve andare dritto al punto e ti devo dire che la mia azienda ha fatturato il 3% in più dell'anno scorso e farti capire che questo 3% è una figata terribile, perché sembra un numero piccolo, ma in realtà sul fatturato dell'azienda fa la differenza, io non posso iniziare a mettere fotografie. Non posso basare neanche tutto sulle immagini, ma su altri elementi, altre tipologie di elementi tipo paraverbali. Tu hai qualcosa da dire o no? No, io posso scendere e andare a casa. Dai. Lei 2 anni che non fa queste cose, perché sì. Si è scappata a Londra con la scusa della pandemia, diceva che non poteva tornare in Italia. Grazie. E noi a portare in giro il santino. Cioè, qualcuno ci ha visto, sono 2 anni che facciamo il santino di Malù, il santino di Malù. Adesso Malù c'è. Va bene. Non l'ho neanche portato, giuro. Non tiro fuori altre cose. Allora, sì, si parlava di comunicazione paraverbale, quindi quello che devo pensare tutte le volte che produco comunicazione è che non veicolo solamente il messaggio, quindi il contenuto, ma devo pensare anche al vestito con cui distribuirò questo contenuto. Cosa voglio dire? Uso un'illustrazione o un'immagine? Sarà un intervento in diretta o in differita? Userò colori caldi o colori freddi? Sarò... Avrò le slide. Avrò le slide o le magliette. Sarò online o offline? Tutti questi elementi scelti o imposti, perché nell'ultimo anno tutti noi siamo stati online e non necessariamente perché lo volevamo, cambiano la potenza del mio messaggio. Perché? Perché la comunicazione, noi comunichiamo in un modo multisensoriale. Come diceva Roberta, noi siamo comunicazione, ma non comunichiamo solo attraverso un senso. Li usiamo tutti e 5, per cui la comunicazione deve essere sinestetica. Cosa voglio dire? La comunicazione funziona, la comunicazione è efficace se va a colpire diverse aree sensoriali. E noi comunichiamo in questo modo. Tutte le volte che ci confrontiamo con una persona, che ci rapportiamo, che entriamo in relazione con l'altro, comunichiamo dando segnali a tutti i sensi. La forza di una comunicazione efficace è usare i sensi in modo strategico. Perché è vero che l'essere umano si è evoluto dal punto di vista tecnico e tecnologico, ma esperisce la realtà esattamente come quando era nelle caverne, attraverso i sensi. Per cui dal nostro punto di vista ben vengano tutte quelle esperienze di comunicazione che cercano di spingere un po' oltre, per cui ci immaginiamo la firma olfattiva dei brand nei punti marca, cioè io vado in qualsiasi posto nel mondo, entro in un negozio e sento l'odore di quel brand, e uso la parola odore, non profumo, perché è primitiva, perché va a colpire le parti del cervello che sono più cioè proprio così. E va bene che mi arrivi la newsletter che mi dà la possibilità di essere letta o ascoltata, ok? E io sono io che ricevo la newsletter che scelgo come fruire questa comunicazione. È perfetto che all'intervista del freelance camp ci venga detto agli speaker, che abbiamo dovuto rispondere anche all'intervista, giusto per toccarla piano, la musica, la canzone che per noi identificava il Better Normal, per cui voi come pubblico potete fruire di noi, sì, leggendo il nostro curriculum. È bello, è su LinkedIn, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Curriculum. No, guarda, noi lo usiamo sempre. Top, però potete anche avere un'esperienza nel nostro come speaker dal punto di vista uditivo, perché noi, potete avere un'esperienza di noi a 360 gradi. Wow. Dai, comunque avete alla fine. La mia canzone. Esatto. Sì. Comunque questo è il primo elemento. Quindi se fate una comunicazione, perché deve essere efficace, deve essere sinestetica. Il secondo elemento, che è un elemento culturale, cioè se io produco comunicazione e la distribuisco in Gran Bretagna o in Italia, ho un impatto diverso. Ora ho scelto la Gran Bretagna perché giustamente chi mi conosce on life sa che sono andata a vivere in Inghilterra, e sa, chi mi conosce bene, sa che sono strutturalmente incapace di parlare inglese. Ed è stata una scelta vincente, no? Cioè, che paese scelgo? Esatto, per me che paese scelgo? English proof, vai in Inghilterra. Dopo un anno che studio come
vabbè, sulle sudate carte, questa lingua infausta per me, cioè una, proprio personale questo, le persone che mi conoscono veramente bene mi dicono: no, ma Luma, allora come va con questo inglese dopo un anno che sei sempre lì? Ecco, io adesso capisco che cosa mi dicono, non cosa mi vogliono dire. Cioè, io capisco i vocaboli, la grammatica e la sintassi, non capisco mai quando, cosa mi voglia dire un inglese. Mai, never. Quindi, e questo è un problema non di natura linguistica, grammaticale, è di natura culturale, perché io non sono capace, proprio per quello di cui dicevo prima, di leggere il contesto. Su questo argomento ho studiato tanto per sopperire a questa lacuna e consiglierei a tutti di leggere un libro, The Culture Map di Erin Meyer, che tra l'altro è stato tradotto in italiano da poco ed è quindi un libro che è molto utile per capire le differenze culturali, soprattutto visto che il lockdown ci ha permesso di ampliare le nostre geografie, cioè ci ha ridotto nello spazio, ma possiamo lavorare con tutto il mondo. E a noi, Queen, quindi Queen, vieni qui, qui. Tocchiamoci Queen, ci è stato molto utile per creare questo talk con Roberta, perché noi siamo piemontesi, Roberta è veneta, e culturalmente siamo molto diversi, perché lei è andata avanti per settimane a parlarci di questo durello. Allora, in piemontese... Di cos'è il durello? Nota durello, dell'autore. Il durello è un vino, ho è un capito vino bene. Il durello. Ma in Piemonte... Qualcuno sa cos'è? Non ve lo diciamo. No, lasciamo però... un po' di mistero, ma è una cosa diversa. Per cui noi siamo state giorni e giorni a sentire e Roberta... Essere le lodi del durello. E qui... Adesso vado a farmi un durello, ci diceva. Esatto. Cosa ci sta dicendo? E noi cosa, come rispondiamo a questa cosa? Comunque, con invidia. Con invidia. Detto ciò, va bene, ritorniamo a noi. Quindi, due cose per fare una comunicazione che sia efficace. Non me le ricordo. Ah no, la scuola. comunicazione multisensoriale e sinestetica e comunicazione che tenga presente del contesto del mio pubblico, destinatario, utente, quello che volete voi. Nel momento in cui io uso in modo strategico questi due elementi, che sono, mi rendo conto, molto ampi, siamo state sulle bucce, ma volevamo così, io creo la comunicazione che è inclusiva per definizione, perché la faccio, la taglio su come ragiona il cervello dell'essere umano. Ed è una comunicazione che mi fa venire voglia di essere ascoltata, letta, agita, perché la comunicazione è azione. Se la comunicazione è fatta bene, mi fa fare delle cose, mi fa agire dei gesti, mi fa mettere un like nel post di LinkedIn, mi fa applaudire a un talk meraviglioso come quello di Tagliapietra, mi fa, non lo so, mettere quel benedetto prodotto nel carrello, schiacciare quel cavolo di tastone, comprami, cavolo una verdura, comprami. Per cui, concludiamo. Ricapitoliamo. Lo fai tu? Con tre parole. Dammi tre parole. No. Quindi noi, che siamo l'inedito trio del Freelance Cap e non ci chiameranno mai più. Possiamo parlare di durello. Pensiamo che la Better Normal abbia tre principi fondamentali. Ascolto, visual e sinestesia. E con questo... Scorreggio.